Le Marche presentano numeri da zona bianca per la seconda settimana consecutiva. Dal 21 giugno sempre più certo il passaggio della regione in zona con meno restrizioni. Giornata segnata da numerosi incidenti stradali. In A14 un camionista è stato portato al Torrette di Ancona con l'eliambulanza a seguito di un violento tamponamento. A Fano quattro ragazzini invece in vari incidenti sono stati soccorsi dal 118 dopo essere caduti a terra con il motorino. Ritardi sul Green Pass, le Marche chiedono al governo l'autocertificazione per partecipare ad eventi e cerimonie. I giovani e i problemi comportamentali legati alla pandemia. In 9 comuni dell'ambito territoriale 6 scende in campo una unità di strada formata da psicologi e professionisti in grado di affrontare il disagio giovanile. A Pesaro flash mob per non smantellare un antico acquedotto romano tornato alla luce. Presentata a Fano la 19ª edizione di Brodetto Fest, l'evento dedicato al piatto simbolo della cucina adriatica che si svolgerà dal 10 al 12 settembre, tra le novità uno spazio tutto dedicato alla moretta. Occhio alla notizia, in studio Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Per la seconda settimana consecutiva le Marche hanno i numeri da zona bianca. Lo ha scritto sul profilo Facebook Francesco Acquaroli, che ha spiegato: dopo la scorsa settimana con 34 nuovi positivi settimanali su 100.000 abitanti, in questi giorni il dato è sceso e si è attestato a 27,5. Se anche la prossima settimana si confermerà questa tendenza, come tutti auspichiamo, da lunedì 21 anche le Marche saranno finalmente in zona bianca. Intanto nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi nella nostra regione, i nuovi positivi sono 43, di cui 14 nell'Anconetano, mentre negli ospedali ci sono 6 ricoveri in meno rispetto a ieri. Il dato dei pazienti in terapia intensiva rimane invariato, 10 persone in totale, mentre i degenti in semi-intensiva scendono a 25. Al centro dell'attenzione c'è anche il Green Pass, che tarda però ad arrivare. Per questo oggi il vicepresidente della Regione Marche, Mirko Carloni, ha chiesto al governo di adottare una autocertificazione per partecipare ad eventi e manifestazioni. Simona Zonghetti. È necessario liberare intere categorie economiche bloccate da un inopportuno stallo burocratico, ne ha convinto il vicepresidente delle Marche Mirko Carloni, che ha evidenziato l'esigenza di essere immediatamente operativi per permettere alle aziende di iniziare la loro attività in attesa di eventuali interventi da parte del governo. Infatti il Green Pass Covid-19 tarda ad arrivare e per questo la Regione ha proposto di adottare un facsimile, valido sin da subito, per partecipare a eventi, cerimonie e feste. Le associazioni di settore, numerosi operatori e molti comuni interessati, ha scritto Carloni nella lettera, chiedono in modo insistente e giustamente quali siano le modalità operative a cui attenersi per rispettare le disposizioni di legge al fine di evitare eventuali sanzioni. C'è grande confusione, l'abbiamo fatto presente agli esponenti che rappresentano il governo e che si occupano di questa materia, ma noi vorremmo anche fare qualcosa, un contributo reale, quindi come Regione Marche abbiamo lanciato in Commissione Attività Produttive un modello sostitutivo che permette con un'autocertificazione di poter partecipare ad un evento, ad una cerimonia, perché in questo momento abbiamo un impasse, si possono organizzare cerimonie, si possono anche al chiuso, religiose e civili, tuttavia il Green Pass che dovrebbe autorizzare coloro che hanno fatto i vaccini a partecipare è ancora bloccato. Quindi in questo momento di tanto disorientamento abbiamo pensato come Regione Marche e come coordinamento delle attività produttive di fare una proposta. Speriamo che nei prossimi giorni venga accolta dalla conferenza delle regioni e dallo Stato. Oggi è stata una giornata particolarmente complicata sulle strade. Molti gli incidenti stradali di cui vi daremo conto nel corso di questa edizione del telegiornale. Cominciamo da uno scontro tra un'auto e uno scooter oggi pomeriggio intorno alle 18.30 in via Einaudi a Bellocchi di Fano. In base ai primi rilievi eseguiti dai vigili urbani, l'auto, una Citroen condotta da un fanese di 72 anni, stava provenendo da via Dino Vampa quando, per immettersi su via Einaudi, ha urtato lo scooter guidato da un 17enne. Il ragazzo è caduto a terra ed è stato trasportato all'ospedale Santa Croce per accertamenti e per curare una probabile frattura ad una caviglia.
La pandemia provoca una ricaduta negativa nel benessere psicologico e sociale, soprattutto dei ragazzi. Nel nostro territorio però è attiva una unità di strada formata da professionisti che previene il disagio giovanile e aiuta gli adolescenti a riscoprire le relazioni sociali. La sveglia che suona ma non c'è fretta, lezioni a distanza, ore davanti al PC e videochiamate. L'emergenza sanitaria ha cambiato le nostre abitudini e soprattutto quelle dei ragazzi che da un giorno all'altro si sono ritrovati chiusi in casa, senza amici e senza compagni di banco. Solitudine, emarginazione e paura sono solo alcune delle sensazioni provate dagli adolescenti raccolte dall'Unità di Strada, un gruppo di 5 professionisti, psicoterapeuti ed educatori che lavorano nei 9 comuni dell'ambito sociale 6. L'obiettivo dell'equipe è quello di prevenire il disagio giovanile, un problema noto da sempre ma che si è accentuato a causa della pandemia. Sono diverse iniziative che sono state realizzate e sono in cantiere anche per essere realizzate in tutti i comuni con la partecipazione, quindi ritrovando il sano protagonismo e nuove connessioni, relazioni positive tra adolescenti, giovani, nella fascia diciamo più critica, nell'età più critica. Questo territorio è un territorio in cui si vive bene, è un territorio in cui ai giovani, agli adolescenti dobbiamo offrire anche opportunità di ritrovare relazioni positive. Andrea, Laura, Federica, Luigi e Tommaso sono gli esperti che si mettono a disposizione dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni, andando ad incontrarli nelle scuole e nei luoghi di ritrovo. La mappatura è uno degli elementi fondamentali del nostro lavoro, consiste in un'osservazione continua di tutto il territorio dell'ambito, partendo dai luoghi di aggregazione dei giovani, luoghi di aggregazione informale, quindi parchetti, piazzette e campi da calcio. È importantissima la prima fase di osservazione perché ci permette di capire come provare poi ad entrare in contatto con i ragazzi in una successiva fase che è quella della realizzazione proprio delle attività. Voci dalla strada, Flash on the Road sono alcuni dei progetti che abbiamo sviluppato sul territorio con i ragazzi. Il fatto di lavorare anche nelle scuole ci permette di essere riconoscibili, quindi spesso i nostri interventi a scuola ci permettono di entrare più facilmente e riconoscere nella fase di osservazione i ragazzi che abbiamo già incontrato ci facilita nell'aggancio con loro. E diverse sono le attività organizzate dall'Unità di Strada, come il laboratorio di fumetto alla Rocca Malatestiana e quello dedicato ai videogame tuttora in corso al centro gioco Gas Gas, e poi una ludoteca all'aperto, sempre alla Rocca, dove mediante il gioco di ruolo e quelli in scatola i giovani hanno la possibilità di socializzare alla presenza di un educatore. L'altra attività è Flash on the Road, che invece si svolge su tutto il territorio dell'ambito e aggancia i ragazzi nei luoghi di aggregazione informale. Attraverso Facebook e Instagram noi continuamente pubblichiamo dei post delle attività che proponiamo e quindi i ragazzi possono seguirci, tutte le famiglie possono seguirci per capire se ci sono iniziative di loro interesse. Abbiamo il contatto su WhatsApp attraverso quale ci si può relazionare direttamente con noi oppure l'indirizzo mail al quale scrivere. Traffico bloccato oggi pomeriggio lungo l'autostrada A14 a causa di un tamponamento tra un tir e un'auto. L'incidente si è verificato intorno alle 17 tra i caselli di Fano e Marotta in direzione Ancona. Lo scontro è stato molto violento, come testimonia la foto inviata da una nostra reporter di strada, tant'è che la cabina del mezzo pesante è andata completamente distrutta. Il conducente è stato trasportato in eliambulanza al Torrette di Ancona, ma non si conoscono ancora le sue condizioni di salute. Sul posto la polizia stradale per i rilievi di legge. Tragedia sfiorata invece in provincia di Macerata, lungo la superstrada che da Montecosero conduce alla statale 16. In questo video, girato alle 13.45, si vede un'auto che procede contromano in direzione mare. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma è stata tanta la paura dei conducenti che si sono visti arrivare il veicolo controsenso. Allertate le forze dell'ordine, sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e del commissariato di Civitanova. L'uomo al volante dell'auto è stato trovato a piedi in una piazzola di sosta della superstrada, ma dell'auto nessuna traccia.
E adesso ci spostiamo a Pesaro. Pesaro, dove questa mattina si è tenuto un flash mob pacifico organizzato da alcuni cittadini e residenti per chiedere di non smantellare l'acquedotto romano che passa in quella via, nei pressi del cantiere in cui si sta costruendo una nuova palazzina. Angelica Panzieri ha seguito per noi la vicenda ed ha intervistato i promotori di questa iniziativa. In comune noi abbiamo striscioni e grandi cartelli con su scritto "Salviamo l'antico acquedotto romano di Pesaro". Sono stati alzati questa mattina durante il sit-in non violento di protesta organizzato da alcuni cittadini in via Spallanzani nel quartiere Montegranaro di Pesaro, vicino alla scuola media Leopardi. Un flash mob promosso dagli aderenti al Comitato Tutela dell'Acquedotto Romano e della Necropoli di Pesaro per chiedere di non smantellare né rimuovere un tratto dell'acquedotto emerso proprio in quella via, nei pressi del cantiere in cui sono stati ripresi i lavori per la costruzione di una nuova palazzina. Lo stesso acquedotto ha servito Pesaro nel corso della Seconda Guerra Mondiale e ancora oggi porta acqua nelle nostre fontane e stabilimenti balneari. Un bene culturale fondamentale per i cittadini che potrebbe costituire anche un presidio ad uso didattico, di studio e di ricerca. Noi vorremmo sapere perché è stato dato il permesso di costruire qui, come in tanti altri posti dove passa il comitato, per esempio per la costruzione della bretella, e vorremmo sapere come verrà preservato questo tratto, perché traslarlo cosa significa? Usare delle tecniche che comportano comunque un costo più di questa palazzina che verrà costruita. Noi vogliamo preservare un acquedotto che ci serve da 2000 anni e che serve ancora a Pesaro. È importante che i cittadini sappiano l'importanza, la rilevanza di questo acquedotto, perché appunto si lavano anche al mare con l'acqua che viene da Novi Lara. Questa manifestazione non vuol dire essere in guerra con le istituzioni, è il contrario esatto. Quello che è il nostro sogno, il nostro obiettivo è di arrivare a collaborare, a essere consulenti proattivi delle istituzioni per salvare una Pesaro antica che è ancora meravigliosa e ha tante architetture abbandonate che possono essere preservate. Quindi l'acquedotto e le architetture meravigliose di una Pesaro che assolutamente va salvata e valorizzata. La domanda mia è: come hanno fatto negli anni 1970 a poter costruire tutta la zona Loreto, Montegranaro e Muraglia praticamente sotto, con l'acquedotto sotto i piedi? Se si poteva allora evitare quello che avete appena visto, perché tanto fino in via Michelini Tocci hanno costruito sopra senza problemi, allora perché ora la domanda non può rimanere lì? Un centauro di 25 anni è rimasto ferito in un incidente accaduto ieri sera intorno alle 23:15 a Pesaro, nella zona mare. Il giovane stava percorrendo Viale Trento a bordo della sua moto quando si è trovato di fronte una Fiat 500 proveniente da Viale Fiume. Inevitabile l'impatto con la vettura, nella quale è esploso l'airbag. Sul posto i carabinieri e il 118 che hanno portato il 25enne è rimasto sempre cosciente all'ospedale di Torrette di Ancona. Restiamo a Pesaro perché poco fa è stata pubblicata questo video che riguarda, non abbiamo molte informazioni perché è successo davvero poco fa, ma come si può vedere dalle immagini, uno scooter, un motorino è andato completamente distrutto dalle fiamme. Siamo sul cavalcaferrovia di Pesaro e questo incidente, appunto questo incendio è avvenuto poco fa. Queste sono le immagini che siamo riusciti ad avere grazie anche a questo segnalatore. Una ragazzina di Pescara invece di 17 anni alla guida di uno scooter è rimasta ferita cadendo a terra all'altezza dello spartitraffico che conduce alla panoramica Ardizio. La giovane intorno alle 15 stava rientrando da Fano, nell'effettuare la manovra di svolta a sinistra ha perso però il controllo del mezzo ed è caduta a terra sul posto del 118 e sicurezza ambiente. La Guardia di Finanza ha scoperto 5 clandestini di nazionalità egiziana nascosti tra i blocchi di pietra in un autoarticolato proveniente da Durazzo, Albania, al porto di Ancona. Nel TIR, carico di materiale per l'edilizia diretto
appalto ad un'azienda di Iesi, i finanzieri hanno notato un anomalo rigonfiamento del telone nella parte superiore del mezzo, circostanza segnalata anche da un cane antidroghe. I migranti, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, erano riusciti a squarciare la copertura del camion all'insaputa del conducente, del camionista originario dell'Albania. I cinque, trovati in buone condizioni di salute, sono stati presi in custodia dalla polizia di frontiera, che li ha identificati per avviare la procedura di respingimento con affidamento alla comandante della nave. Da qualche settimana è partito il nuovo piano di comunicazione del comune di Fano. Tre giovani del posto stanno organizzando, realizzando alcuni video e volantini per promuovere la città di Fano, come meta perfetta per le vacanze di turisti di ogni età. Fano è la vacanza giusta a misura di grandi e piccini. Dopo la presentazione del piano strategico per il turismo insieme all'esperto Joseph Eyark, oggi l'assessore Etty Lucarelli ha presentato la squadra che già da 20 giorni è scesa in campo per realizzare e divulgare foto e video promozionali della città. Alessandro Eusebi, Valentina Pucci ed Harry Anniballi sono i giovani che hanno anche realizzato una brochure che verrà distribuita nel nostro territorio e nelle fiere di tutta Italia. Un nuovo social media team composto da tre ragazzi che lavoreranno sui canali social, quindi Facebook, Instagram e YouTube, ma realizzeranno anche delle newsletter, perché è importante un'interazione tra tutto il mondo degli eventi, il mondo della cultura, con il mondo del ricettivo, perché dobbiamo fare massa critica, dobbiamo trasferire tutte le informazioni possibili dalla nostra città, tutto ciò che realizza nella nostra città, al mercato, e per farlo arrivare al mercato turistico bisogna che anche tutto il mondo del ricettivo trasmetta ai propri clienti ciò che viene realizzato nella città di Fano. E sono quattro gli slogan che raccontano la città. Vivila, scoprila, gustala e sentila. Dal mare alla collina, dall'arte alla cultura, dagli eventi all'enogastronomia. Si tratta di un mix fra tradizione, emozioni ed esperienze che rendono Fano una meta perfetta per i turisti di ogni età. Stiamo mettendo a terra in modo importante il lavoro che è stato realizzato, vogliamo trasferire il più possibile nel mercato le nostre sensazioni. Ovviamente questo è il primo passo che faremo e i prossimi giorni ne racconteremo anche tanti altri. Ieri è stata presentata la 19ª edizione di Brodetto Fest. Brodetto Fest è l'evento dedicato al piatto simbolo della cucina adriatica, il brodetto di pesce, che si terrà dal 10 al 12 settembre a Fano, e tra le novità lo spazio dedicato alla moretta. Migliaia di visitatori, cooking show con i grandi chef, eventi collaterali, spettacoli e degustazioni. Con il video che racchiude momenti più salienti del 2020 è stata aperta la conferenza stampa di presentazione della 19ª edizione di Brodetto Fest, la manifestazione dedicata alle zuppe di pesce che torna a Fano dal 10 al 12 settembre. Lo staff ha confermato il format di successo della ristorazione, che dallo scorso anno sostituisce i tradizionali stand gastronomici allestiti sul lungomare, con un servizio di qualità garantito da un circuito di ristoranti collegati ai luoghi della kermesse grazie a una navetta gratuita, il Brodetto Bus. Una scelta di grande consenso degli organizzatori, Confesercenti, Pesaro Urbino e Comune di Fano, che si ripete per valorizzare il piatto simbolo dell'Adriatico assaporandolo in piena sicurezza. È una frase che non mi piace, ma dire grazie alla pandemia, assurdo, però l'anno scorso è diventata un'opportunità quella di far lavorare oltre 30 ristoratori del nostro territorio. Quest'anno saranno ancora tanti, le adesioni ce le hanno già chieste. Abbiamo capito che il piatto lo devono eseguire i professionisti della ristorazione, perciò l'esempio più banale è quello che l'anno scorso, nei 4 giorni del festival, a Fano non si trovava più pesce né al mercato ittico né presso i grossisti. Il mondo della ristorazione, dell'oreca, come lo chiamiamo, ha bisogno di un segnale di fiducia, ha bisogno di un segnale di ottimismo, perciò le associazioni staranno vicine alle imprese come hanno fatto da un anno e mezzo a questa parte, e con il Brodetto Fest lo saremo ancora di più.
tornano anche le uscite in barca, la scoperta delle meraviglie del mare con Brodetto Boat, ma quest'anno con le degustazioni tipiche a bordo. Altra novità è la piattaforma social dedicata alla cultura, alla storia e alla tradizione marinara. Il Bianchello d'Autore invece sarà come sempre il vino ufficiale del festival. Grandi novità e grandi conferme. Tra le conferme sicuramente gli spazi storici del festival e il Palabrodetto con i grandi cooking show, i talk show nel palco centrale condotti da Federico 40, lo spazio kids dedicato ai bambini con il Ministero delle Politiche Agrarie e Forestali e una grande novità, lo spazio Meet Moretta con una competition nazionale legata ai barman e alla Moretta, storica Moretta Fanese. Il Brodetto Fest, poi commentato l'assessore Etienne Lucarelli, sta crescendo in maniera notevole e le sue iniziative permettono una ricaduta economica importante sulla città. Ma sì, anche il Comune crede tanto in questa manifestazione perché innanzitutto è quella che fa emergere proprio le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità enogastronomiche, quindi fa parlare di Brodetto, fa parlare di Moretta, fa parlare di Bianchello, in un momento proprio uno dei più bei luoghi della nostra città, il Lido. E in un momento dove talk show e cooking show proprio si aprono a delle discussioni, ma contemporaneamente collabora con tutta la ristorazione fanese e fa sì che chi venga in quei giorni nella nostra città possa degustare il meglio dei nostri prodotti. In un momento dove si cerca di destagionalizzare, andiamo a settembre, con uno sforzo di innovazione degli organizzatori che ci fa ben sperare anche per il futuro. L'evento è organizzato con il contributo della Regione, del Ministero delle Politiche Agricole, del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e della Camera di Commercio delle Marche. Noi siamo qui a manifestare la volontà forte di promuovere un prodotto enogastronomico come il Brodetto, che è caratterizzante per il nostro territorio perché rappresenta davvero la nostra cultura. Riteniamo che sia una grande opportunità di promozione della Regione Marche, sia verso un turismo nazionale che per un turismo internazionale, e ci piacerebbe molto avere questo progetto anche a Dubai quando parleremo durante l'esposizione mondiale della settimana, durante la settimana del cibo. Ci sono ancora 3 mesi, insomma, c'è tempo. Adesso invece c'è un altro incidente di cui dobbiamo darvi conto, un incidente che ha visto protagoniste due ragazzine di 15 anni, due amiche, un incidente che è avvenuto intorno alle 17 nella rotatoria di via Einaudi, di fronte alla ditta Saipem, siamo a Fano, nella zona di Bellocchi. Due scooter, come dicevo, guidati da due amiche di 15 anni, si sono scontrati nel corso di una manovra di rallentamento nei pressi di una rotatoria. Entrambe le ragazze sono finite a terra, procurandosi escoriazioni varie, medicate a bordo poi di due ambulanze. Per 14 mercoledì, bar, ristoranti e negozi del centro storico di Fano diventeranno teatri a cielo aperto con il Mercoledì degli Artisti. Ne sa di più Filippo Pucci. C'era un po' di pop, un po' di piano, rock, il jazz, fino alla pizzica salentina. Dopo il successo della scorsa estate, mercoledì scorso è partita per le vie del centro storico di Fano la seconda edizione del Mercoledì degli Artisti. L'iniziativa, promossa dall'assessorato al turismo e con il coordinamento artistico dell'Orchestra Sinfonica Rossini, vede il coinvolgimento per 14 mercoledì di fila, dal 9 giugno all'8 settembre, di artisti musicali che si esibiranno all'esterno di ristoranti, bar e attività economiche che hanno aderito e aderiranno all'evento, trasformandosi per una serata in tanti teatri a cielo aperto. Ma tu, piccola luna, perché? Un evento accessibile a tutti, dai più grandi ai più piccoli, grazie ad un nutrito programma che spazia dall'arte alla musica, alla poesia, al canto e alla recitazione. Mercoledì a metà giugno, dopo tutto quello che abbiamo passato, non era scontato che avesse questo successo, un successo di gioia moderata nel rispetto delle regole, va detto, quindi bravi locali che hanno aderito, quindi tutto il centro storico ha vissuto di momenti musicali di pregio. Devo dire che, senza citare un artista piuttosto che l'altro, abbiamo ascoltato dei gran soli di chitarra,
alle tastiere, sassofoni, voci di tutte le tipologie e anche la danza della pizzica salentina. Quindi sono pienamente soddisfatto dal punto di vista artistico, sono contento che i locali hanno riempito i posti che potevano mettere a disposizione, quindi un debutto fortunato per il mercoledì degli artisti, tutti i mercoledì sera a Fano fino a settembre. Il programma completo delle serate con tutti gli artisti è possibile consultarlo alla pagina Facebook Il Mercoledì degli Artisti. È così importante, non serve il Green Pass. Un nostro reporter di strada ci ha inviato invece questa fotografia che ritrae, andiamo a vederla, eccola, una carcassa di un delfino morto rinvenuta oggi pomeriggio sulla spiaggia dei Bagni Ressole a Pesaro. La segnalazione è stata fatta anche alla Capitaneria di Porto, che ha fatto intervenire un veterinario dell'Istituto Zooprofilattico per i prelievi del caso e l'accertamento della morte delle cause. Dopo l'autorizzazione del veterinario, la carcassa verrà affidata a Marchi Multiservizi per lo smaltimento. Inizia questa sera l'avventura dell'Italia della nazionale di calcio guidata da Roberto Mancini. Debutterà all'Olimpico di Roma nella partita inaugurale di UEFA Euro 2020 contro la Turchia. In contemporanea parte anche la massiccia campagna televisiva della Regione Marche con il mister testimonial d'eccezione della sua terra natale. Saranno complessivamente 280 i passaggi degli spot che andranno in onda sui canali Rai e Sky da stasera fino alla finale di domenica 11 luglio che si disputerà a Londra. E con questo chiudiamo qui il nostro telegiornale. Tra poco anche noi abbiamo qualche spot e poi le previsioni del tempo. Domani mattina alle 7 ci ritroveremo per Occhio ai giornali, il commento alla stampa. Passate una buona serata, arrivederci.